credo in questo periodo, in questi ultimi anni non buoni, c'è una cosa però che io vedo con una certa con piacere, che mi incoraggia, che è l'interesse crescente delle persone, della gente per la Costituzione. Insomma, finalmente le persone sono riuscite a capire che la Costituzione è per loro, è una loro difesa, è una cosa che li riguarda, non è una carta che sta lì, che uno cambia, un gioco di ingegneria costituzionale, che cambiare un pezzo della Costituzione significa toccare tutti noi, perché tutto è legato, prima parlavate democrazia, lavoro, è sempre la stessa cosa, perché il lavoro, la Costituzione è basata sulla persona umana e la sua dignità. E senza il lavoro tutto questo è caduto, dunque giustamente insieme alla democrazia il primo articolo parla di popolo sovrano e di lavoro, di democrazia fondata sul lavoro, e subito la Costituzione parla del paesaggio, della salute, dei beni comuni, in questo senso dei beni artistici, cioè è tutto legato, è una difesa globale che riguarda le nostre vite, ma non voglio sottrarre tempo, quindi arrivo alle cose per cui in qualche modo, ecco, qui ci sono state, ci sono da molti anni delle tendenze che adesso arrivano un po' all'estremo, spero sinceramente che non riescano a realizzarsi. La legge elettorale proposta adesso, diciamo, Renzi Berlusconi e il progetto di riforma del Senato hanno qualcosa in comune. Che cosa hanno in comune? Il fatto di sopprimere, se possibile, voci dissenzienti, di togliere al popolo il più potere possibile, questo popolo sovrano, secondo l'articolo 1 della Costituzione, e insomma deve diventare sempre meno sovrano. Perché dico questo? Parlando del Senato, e facciamo presto a dirlo, il fatto, perché va benissimo che sia una Camera delle Autonomie, va benissimo che ne diminuiscano il numero, perché io anche molti anni fa, quando non se ne parlava, quando facevo lezioni ai miei studenti all'università, dicevo sempre: voi pensate che noi abbiamo, noi Italia, un Senato di 300 e, non mi ricordo i numeri, non sono il mio padre, 300 e qualcosa senatori, mentre gli Stati Uniti, che sono un momento più grandi, perché anch'io che non le quantità le percepisco poco, ma fin lì ci arrivo, hanno appunto 100 senatori, che sono due per ogni Stato, 50 e quindi due. E allora dico, non c'è senso in questo Senato così. Ma come lo avrei pensato se avessi dovuto io farlo? Avrei pensato di fare come gli Stati Uniti in tutti i sensi. Cioè, due, tre, se volete, per farne un po' di più, per ogni regione, ma eletti dal popolo. E il punto nero di questa riforma è che non solo io parlo di loro perché in qualche modo mi dispiace, li sento come alternativi a noi. E allora, che qual è il disegno? È quello di tacitare la gente, di fare un Senato che non è rappresentativo, perché viene creato in pratica attraverso questa nomina di secondo grado, poi addirittura ci hanno messo 21 eletti nominati dal Presidente della Repubblica, sono tutte cose insensate. Comunque, il punto è questo, nel far parlare il popolo. Quindi il Senato, comunque sia, quale può essere la sua funzione? Quale sia una funzione di garanzia per, diciamo così, per i territori diversi, per mantenere anche qualche cosa della loro diversità. Ed è giusto che le diverse regioni abbiano un'espressione a livello di istituzioni statali, centrali. Però insomma devono essere eletti dal popolo, perché a me non piace per niente questa storia di queste persone che sono un po' sindaci, un po' presidenti di regione. Non posso parlare troppo, purtroppo gli argomenti che mi avete dato sono tanti. Ma le regioni, un presidente di regione potrebbero anche essere, per caso, quasi tutti dello stesso partito, non è mica detto che siano. E quindi potremmo avere un Senato, sarebbe il sogno, vero? Ma
questo non sarà realizzato, però certo, questo sarebbe solo, al massimo sarà di due colori, quindi di due al massimo. Allora, non so il, tre, il terzo, un comodo. Allora, quello che volevo dire io, restiamo nella stessa ottica di diminuire la presenza di voci diverse dentro l'istituzione. Allora, la nuova legge elettorale non rispetta nessuno dei principi che la Corte Costituzionale ha applicato nel dichiarare illegittima la legge, quella, non mi piace quella parola, ma siccome non sappiamo come chiamarla, il suo nome ormai è Porcellum, l'ha cancellato. E allora, che cosa ha detto? Quali erano le ragioni principali della illegittimità? Una, e restano tutte e due. Uno, che è violato il principio di eguaglianza del voto. Perché poi all'inizio, adesso sono 37, ma erano 35, mi dispiace che devo usare i numeri e spero di non sbagliare. Allora, quando si dice che si raggiunge il premio di, questo premio di maggioranza molto consistente con 37%, che cosa vuol dire? Che i voti di coloro che hanno votato per quel partito, quel raggruppamento, che prende il 37 o il 35 o quello che vorranno per cento, valgono non il doppio ma molto di più dei voti degli altri 64, 65, 63% che hanno votato per altri partiti. Qui è rotto il principio di uguaglianza del voto. Il mio voto, se va a, a quello che non vince, alla coalizione che non vince in termini di seggi a quel regalo, è rappresentata in seggi il doppio di quello che sono rappresentati in noi, che quel partito da caso non l'abbiamo votato. Quindi il principio dell'uguaglianza del voto è rotto. Il principio, per me la cosa ancora più scandalosa è il livello delle soglie per essere, per poter accedere alla rappresentanza. Allora, qualunque partito non coalizzato, attenzione, deve prendere almeno l'8%. Cosa vuol dire? Che tutti i partiti che sono sotto i movimenti, i pensieri, le idee dissenzienti, non solo non possono governare, che a me sta bene, perché non è che uno deve governare per forza, ma non hanno voce. Queste voci in Parlamento non ci saranno. Questo, oltretutto, è irrazionale rispetto all'obiettivo odioso per me della governabilità. Perché il fatto che esistano due persone che la pensano diversamente e hanno perlomeno il diritto di aprire bocca e di portare l'opinione di chi non la pensa come tutti gli altri, non disturba per niente l'andamento del governo se è efficiente per conto suo. Tanto sono inefficienti per conto loro e non hanno bisogno certo di altro. Ma cosa vuol dire? Semmai il rischio sta nei partiti coalizzati, perché quelli, i partiti che si coalizzano e hanno una percentuale minore, quelli si coalizzano per entrare e poi fanno dei ricatti, sono quelli che fanno i ricatti, non i non coalizzati, e dicono io voglio questo ministero, io voglio l'altro, voglio quattro sottosegretari. Quindi la costruzione di questa legge è anche irrazionale rispetto allo scopo, all'obiettivo della governabilità. Io c'è una cosa che dico sempre, qui vorrei ripeterla. Quando si è introdotto il sistema maggioritario e si è fatto andare via il proporzionale, che, dove appunto le minoranze erano rappresentate più o meno nella loro consistenza, e io amo il pluralismo, la Costituzione è basata sul pluralismo politico, sociale, territoriale, e invece il pluralismo certo non piace. E allora che cosa... si è detto e fatta per facilitare la governabilità, noi abbiamo un partito uno, diventiamo la Gran Bretagna, no? A parte che in Gran Bretagna ormai non ci sono più due partiti, sono tre, e due hanno dovuto coalizzarsi. Comunque, noi siamo due, eccetera, vedrai come governiamo bene. Ma io ho sempre pensato, e l'ho scritto negli anni 90, e l'ho sempre pensato, e lo penso ancora, ed è un pensiero che non corre sufficientemente, che il vero obiettivo poteva essere la governabilità, ma c'era un obiettivo nascosto, che in realtà si è realizzato, la governabilità non si è realizzata.
perché governabilità non vuol mica dire stare seduti su quelle sedie, significa anche fare qualche cosa. Il governo Berlusconi era stabilissimo, nessuno riusciva a farlo cadere, non so se vi ricordate l'agonia, cercava 3 deputati di qua, 4 dall'altra parte, uno gli offriva il pranzo, l'altro la cena per farlo, però stava lì, nessuno lo toglieva, insomma, fino a un certo punto. Allora, dicevo, questo è un obiettivo che a me poi interessa poco, come si è realizzato. Il vero obiettivo, e qui Landini credo che potrebbe dare ragione, è un altro. Ed è stato, io lo ripeto spesso, ma capisco che non passa tanto. Allora, c'è un discorso di Giuliano Amato che è cominciato negli anni 90, anzi forse un po' prima. Giuliano Amato diceva: le domande sociali che arrivano alle istituzioni sono troppe, non è più possibile soddisfarle senza toccare le situazioni già presenti e consolidate. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna ridurre i canali di accesso delle domande sociali. E come fai a ridurre i canali di accesso alle domande sociali? Cambiando la legge elettorale, facendo in modo che non abbiano rappresentanza nelle istituzioni. E questo è successo, perché da quegli anni voi vedete la situazione dei lavoratori, la situazione dei pensionati, la scuola, tutti i diritti sociali come sono andati a finire. Queste voci non sono più arrivate, il maggioritario è riuscito a spiazzarle, perché qual è la sua regola? È logico che se abbiamo davvero 2 partiti, 2 blocchi, come li volete chiamare non mi interessa, tutti gli studiosi seri di queste cose ti spiegano con facilità che siccome perché non resti un regime con un partito solo bisogna che ci sia un'alternanza, tutti e 2 tendono a conquistare quale elettorato? Quello che sta in mezzo, no? Per conquistare l'elettorato che sta in mezzo bisogna che ognuno di loro butti molta acqua sul suo vino in modo da farlo così anacquato che somigli a quello dell'altro, perché se no l'elettore che sta in mezzo non lo prendi mica. Non so se mi spiego, poi mi chiederete se non mi sono spiegata chiaramente. E questo era il vero obiettivo. Cosa vuol dire? Che allora tutte e 2 le parti si scolorano, le punte più estreme spariscono. E infatti sono sparite. Io dico che la sinistra oggi non è rappresentata, i lavoratori nemmeno i lavoratori non sono rappresentati. Amato, che prima di essere un politico era un costituzionalista, devo dire anche bravo e intelligente, era un collega con cui ho anche buoni rapporti, lui era buoni con me, io adesso un po', forse meno un po' meglio. Insomma, comunque, e la sua frase era lucida, non so se l'avete capita, il capo del maggioritario è stato raggiunto in pieno, il disastro sociale si è prodotto. Adesso credo di aver sforato i miei tempi e quindi lascio la... No, non li ho sforati. No, allora, siccome la cosa più importante a me pare della democrazia è la partecipazione, ma la partecipazione non può essere una partecipazione passiva, perché esiste anche la partecipazione passiva, che si limita ad andare a votare, ma a votare disinformati, senza sapere perché, per chi, per che cosa. E allora io credo che veramente qui apprezzo moltissimo, forse un po' meno in altre cose, ma qui lo apprezzo moltissimo, vedremo, perché il nostro nuovo Presidente del Consiglio ha detto la prima cosa è l'istruzione, la scuola non sta, bravo, se sarà vero saremo con lui, saremo veramente con lui, perché avrà fatto una cosa grandiosa, perché la democrazia senza cultura non esiste, non può esistere, non può esistere. Un popolo di persone disinformate in corte che non hanno idea delle loro radici né del funzionamento della democrazia né degli strumenti della partecipazione né del valore dei diritti.
come un gregge. E certo è molto comodo governare un gregge incolto, è molto più scomodo governare un popolo di cittadini che abbiano una coscienza critica. Allora, siccome la scuola, tutte queste cose bellissime che noi stiamo distruggendo, il nostro patrimonio artistico, letterario, paesaggistico, urbanistico, le altre cose le diranno gli altri, volevo dirvi, non so se verrà fatta questa cosa, ma un mio collega, carissimo amico, l'ha un po' buttata lì sul manifesto di 2 o 3 giorni fa, Gianni Ferrara, un articolo, che lui, con me, era molto più esplicito. Lui ha detto che bisognerebbe fare una proposta di legge costituzionale, vogliono sempre rivedere la Costituzione, e facciamo anche questa per controbilanciare quella del bilancio, di dire che un quarto, qui la mia ignoranza sui numeri diventa disastrosa, un quarto, non ho capito bene, se del PIL, del reddito, delle entrate, un quarto di qualcosa del bilancio, venga, lo leggerete, lui lo dice bene, io dove ci sono numeri, soldi, che non so fare, allora un quarto, scritto in Costituzione, venga riservato obbligatoriamente ai diritti sociali. Guardate che secondo me questo sarebbe un colpo magnifico, perché anche se non l'approvassero, il solo fatto che raccogliessimo 1 milione di firme, io credo che potremmo raccogliere, per fare un disegno di legge costituzionale di questo tipo, sarebbe un segnale così bello che io mi faccio portatrice di questa idea di Gianni Ferrara, un po' messa meglio di come l'ho messa io, ma insomma mi sembrerebbe una cosa abbastanza importante. Grazie.